Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli carissimi, il Signore ci parla della indissolubilità del matrimonio, apparentemente, ma non solo di questo, perché gli insegnamenti che oggi il Signore ci dà sono insegnamenti che per quasi 2000 anni sono stati così semplici, così ovvi e così vissuti dalla massa della gente, certamente sempre con grande fatica a volte, ma l'impegno era costante da parte dei cristiani in questo senso. Oggi non è che non si vive soltanto, oggi non si comprende tutto questo. E non lo si comprende perché forse la ragione si è talmente ottenebrata dal secolarismo, dalla cultura mondana e, permettetemi, dalla mentalità diabolica, che è molto molto semplice. La mentalità diabolica è questa: fai quello che vuoi, fai quello che ti piace, asseconda tutto quello che ti passa per la testa, dai libero sfogo a quello che senti bruciare dentro di te. Questa è la cultura diabolica. È ovvio che poi non riusciamo più a comprendere le cose più semplici ed elementari sulla vita dell'uomo. I farisei: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Chiedo a voi, è lecito ripudiare la propria moglie? Guardate, se soltanto si facessero bene e si mettessero in pratica le leggi canoniche nel momento in cui si fa un processetto matrimoniale, eviteremmo tante tragedie, tanto dolore, perché nel momento in cui dal proprio parroco una coppia alle domande del tipo escludi di divorziare, escludi di sciogliere il tuo matrimonio mediante il divorzio, loro che sono tenuti a rispondere sotto giuramento, è uno dei pochissimi casi in cui è lecito e doveroso giurare, poi non si giura, se loro rispondono che se poi mio marito mi tradisce sì che divorzio, questa cosa rende nullo il matrimonio. Cioè, è meglio che non andiamo in chiesa, non bisogna sposarsi se si pensa questo, capite? E accetti la paternità e la maternità responsabile, accogliendo i doni che i figli che il Signore ti vorrà donare. E se uno dice io ho deciso già con mia moglie che dobbiamo avere 2 figli, se tu dici questo, il matrimonio è nullo. È inutile che andate a sposarvi, perché tu hai già messo le mani avanti al Creatore dicendo che non sei disposto ad accogliere tutti i figli che Dio vorrà donarti. E per non dire chi dice che proprio non ne vuole figli, ecco, ancora peggio. Allora andiamo un attimino alla sostanza. Il Signore come risponde ai farisei? Risponde rimandando al progetto della creazione. Non avete letto dove? Non avete letto sul libro della Genesi, che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una carne sola. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Ecco quindi il sostanziale principio morale: che c'è qualcuno più grande di noi che ha fatto tutte le cose e che ha unito determinate cose. Nessuno può mettersi contro il progetto del Creatore. Altrimenti sapete che cosa succede? Che cosa è successo a Genova? È successo a Genova che un ponte è crollato dopo 50 anni, ha resistito 50 anni, insomma, già questa è una grazia di Dio, ma doveva resistere molto di più se ci fossero fatte le cose come si deve, anche nei controlli e compagnia. Però non interessa a noi adesso parlare delle cause del crollo. Una cosa è certa: che se c'è un progettista che ha progettato un ponte a regola d'arte e gli operai, anziché seguire il progetto dell'architetto, dell'ingegnere, incominciano a fare di testa propria: ma perché dobbiamo mettere tutti questi ferri? Mettiamone qualcuno di meno, anziché il ferro usiamo un'altra cosa. E tu cambi il progetto dell'ingegnere, che cosa succede? Succede che il ponte crolla. E così noi,
se non realizziamo il progetto del Creatore sulla persona umana, evitando di scindere ciò che Dio ha unito ed evitando di unire ciò che Dio non ha unito, allora tutto crolla. E non vi sembra che la società stia in un certo qual modo crollando? E qual è il motivo? Semplice, siamo andati contro il Creatore, contro il progettista. Allora vedete, apparentemente abbiamo detto che il Signore parla dell'indissolubilità del matrimonio, ma non solo. Perché tutto quello che il Signore ha creato come complementare deve rimanere complementare. L'uomo, il Signore all'inizio li creò maschio e femmina. Significa che è il maschio e la femmina che sono chiamati ad essere una cosa sola, perché sono complementari. Se invece noi vogliamo rendere una cosa sola ciò che non è complementare, è un disastro. Il seme è complementare alla terra, cioè soltanto se il seme viene messo nella terra il seme cresce, ma se io il seme lo voglio mettere con gli altri semi, perché sono sicuro che cresce, ma tu mettilo pure con gli altri semi, ma non cresce con gli altri semi, deve essere messo nella terra perché è complementare alla terra. Ma questi sono esempi di natura in cui è lecito anche fare sperimentazioni e cose varie. L'altro giorno sono stato in una grande masseria, c'erano più di 300 mucche e già sentire insomma che questi allevatori parlavano di fecondazione artificiale assistita, c'è soltanto un toro in casi eccezionali, eccetera. Già sta cosa mi faceva un po' di impressione, però è lecito. È lecito, perché sono animali, no? E poi mi sono chiesto, fecondazione assistita per le mucche. Ma mi sa che fanno le fecondazioni assistite pure per i bambini, per gli esseri umani. E lì è lecito. Capite? Dove siamo arrivati? Allora, il matrimonio costitutivamente è indissolubile, perché così l'ha fatto il Creatore. Uno dice allora non si può separare perché riguarda l'essenza della persona umana il matrimonio e non si può separare. Uno dice ma pure il Creatore ha fatto il caffè con la caffeina e non si può separare. No, si può separare perché non è la persona umana, è un caffè, è una cosa materiale. Noi siamo re e signori sul creato, insomma in certi limiti tutto si può fare, no? Si può separare il caffè dalla caffeina, ma nella persona umana non si può separare ciò che è essenziale alla persona umana. Se io sono maschio, non posso separare la mia mascolinità e cambiare. No, perché è costitutiva del mio essere. Che cos'è costitutivo, per esempio, di un aspetto intimo, essenziale della persona umana? Qual è la sessualità? Qual è la sessualità? È di una cosa che adesso non so come funziona, francamente, no? Perché su certi argomenti è anche imbarazzante parlare, è anche imbarazzante chiedere, no? Però l'impressione è che ci sia un peccato diffusissimo anche tra i cristiani, è un'impressione, poi ognuno è bene che sappia e esamini se stesso, che è quello di separare ciò che Dio ha congiunto anche in merito all'intimità, anche in merito all'intimità. Perché siamo 50 anni dal grande insegnamento che Paolo VI ha dato nell'Umane Vitae, poi ripreso in numerose catechesi da parte di San Giovanni Paolo II sul significato della sessualità. Il significato della sessualità è duplice e nessuno può dividere questa duplicità, nessuno può dividere ciò che Dio ha congiunto. Nella sessualità c'è un significato di unione, un significato unitivo, insieme ad un significato procreativo, e i due significati non si possono scindere. Non si possono scindere. Non è che io posso prendermi una cosa ed eliminarne un altro. In altre parole, se nell'intimità di coppia non si conclude quello che il Signore ha stabilito, ma lo si interrompe, questo è peccato mortale. Se uno lo sa, se uno lo fa deliberatamente, se uno lo fa con tutte le proprie forze, ci sono le condizioni. È materia grave. Perché? Perché hai diviso ciò che Dio ha unito. Dio ha unito questo. Nell'essenza della persona, nella sua intimità, nella sua sessualità, non si può dividere. Non si può dividere.
Capite? Uno dice, ma allora tutte le volte abbiamo... Paolo VI nell'Umane Vitae ha scritto, qualora in coscienza la coppia ritenesse di dover rimandare, non chiudersi alla vita, rimandare il tempo dell'accoglienza della nuova vita, perché hai 3 bambini piccoli, non ce la fai, ok, è lecito ricorrere ai periodi non fertili, cioè l'atto deve essere sempre completo, unito, pieno, ricco di significato così come il creatore ha stabilito, ma in quei periodi in cui si è fertili ci si astiene. Bene carissimi, sono sceso un pochettino in dettagli che però ogni tanto, forse la prima volta, è bene ricordare. Certo il Vangelo dà anche altri significati inerenti all'indissolubilità e rapidamente concludo, per esempio sulla fine quando loro dicono allora non conviene sposarsi, tutta questa storia, tutte queste fatiche, e il Signore in un certo qual modo dice guardate che nessuno vi costringe a sposarvi. Non tutti capiscono queste cose, questo lo dobbiamo mettere bene in testa. Nessuno ci costringe a sposarsi. E così come nessuno ci costringe a diventare prete, nessuno ci costringe a consacrare la nostra vita. Cioè, capiamolo questo. Noi siamo liberi davanti a Dio, ma nel momento in cui abbracciamo il progetto di Dio, questo progetto non può essere stravolto al nostro piacimento. Ecco perché il Signore dice, vi sono eunuchi, gli eunuchi sarebbero coloro che sono impotenti, coloro che non possono procreare, oggi parliamo di tutti questi aspetti un po' così delicati, no? Ci sono degli eunuchi che sono nati così dal seno della madre, altri che sono stati resi dagli uomini e altri che hanno scelto loro stessi di rendersi tali per il regno dei cieli. Di chi sta parlando? Sta parlando della verginità consacrata, della verginità consacrata. E anche lì il tema dell'indissolubilità è amplissimo, perché un'anima che si consacra al Signore e non vive una vita intensa di preghiera, di offerte di sacrifici, di annuncio del Vangelo, eppure lì ci stanno i guai, perché tu hai diviso ciò che Dio ha unito la verginità consacrata, l'impegno serio approfondito per l'annuncio del regno e la salvezza delle anime. Tu pensi che non ti sposi e fai la bella vita, è un disastro. Ecco, nella prima lettura il Signore parla, ti sei prostituita. Bene carissimi fratelli, ecco allora, uniamoci adesso intimamente al Signore Gesù, perché è Lui che si è indissolubilmente unito alla natura umana, nel grembo purissimo di Maria, vuole indissolubilmente unirsi a noi, alla nostra anima, purché la nostra anima abbia in sé lo spazio adeguato per accoglierlo e non sia invece infestato, riempito dalle erbacce velenose, dai serpenti malefici del peccato. Siano lodati Gesù e Maria.